la rabbia, possiamo parlare di rabbia, un punto che è andato via. Ah, più che rabbia è rammarico, dai. Abbiamo fatto una buona gara per gran parte del appunto tutta la partita. Peccato quello svarione, diciamo, potevamo fare un po' meglio in quell'occasione. Il rammarico è soprattutto per quello. Forse il gol di Elio magari avrebbe quantomeno pareggiato la partita. Queste occasioni magari che abbiamo avuto in ripartenza chiaramente avrebbero cambiato la partita, però purtroppo non l'abbiamo concretizzato e stiamo parlando di un 1-0 in favore del Lecce, pazienza. Sicuramente, l'invenzione di Micco e la testa di Sacerotto che si trovano al punto giusto al momento giusto, sono cose che poi magari non puoi neanche preventivare. Come ti dicevo prima, potevamo fare qualcosina in più in quell'occasione, però sappiamo che con il cambio di allenatore c'è tanto da lavorare e che quello di oggi deve essere solo un punto di partenza. Squadra copertissima, 5-4 in difesa, alla fine il Cosenza ha avuto ragione, anche perché ha tenuto il campo per più di un'ora e 10 minuti, addirittura sfiorando il vantaggio di un'ora. Sì, come ti dicevo prima, col cambio d'allenatore abbiamo avuto poco tempo per lavorare, quindi il mister si è limitato soltanto a dare delle nozioni di base su alcune cose. È normale che una squadra come il Lecce venire qui e cercare di giocarsela alla pari, diciamo, un po' come, diciamo, come aver perso già dall'inizio, quindi abbiamo cercato di limitare i danni fin da subito. Ci è andato bene per un'oretta circa, poi peccato, come dici tu, l'invenzione di Miccoli, pazienza. Diciamo che, come ti dicevo prima, questo è un buon punto di inizio. Prendiamo di buono i 60 minuti della gara, dove è risultato solo 0-0, prendiamo per buono la cattiveria agonistica, la rabbia, la voglia che abbiamo messo sul campo quest'oggi e ripartiamo già da martedì mattina. Leoni che accetta 1:10 in campo, poi non ce l'ha più. Oggi abbiamo corso tanto. Ho cercato di dare il massimo, però poi dopo un po' ho sentito un poco un leggerissimo crampo sul polpaccio e ho chiesto il cambio. Alla fine sembrava quasi che Fornito potesse regalarci proprio un sogno. Sì, fino alla fine ci abbiamo provato, diciamo che ci è andata male, però pazienza, dai, come ti dicevo prima, va bene tutto, in 4 giorni era difficile chiedere tanto all'allenatore e alla squadra. E abbiamo cercato di dare il massimo, penso che i tifosi l'abbiano visto e che cercheremo di ripartire già da martedì mattina appunto su queste cose che di buono ci sono state quest'oggi. Due gare in casa adesso diventa avvelenato, ci vogliono 6 punti. Dobbiamo cercare da sabato, diciamo che comincia il nostro campionato, perché ci sta, tra virgolette, ci sta a fare 3 punti con Matera, Juve, Stabia e Lecce. La rabbia più grande è che, diciamo, che venivi da 4 punti in appena 8 partite. Il problema era un po' quello, però da sabato penso che comincia il nostro campionato e lì contro queste squadre dobbiamo cercare di dare il massimo da ogni punto di vista. Allora Caccetta, leggiamola tutti insieme questa partita, grande atmosfera, una partita difficile da affrontare contro l'avversario che sicuramente è uno dei migliori del campionato, però abbiamo saputo leggere la gara, grande sacrificio e gara che poi alla fine poteva regalarci anche un sogno. Sì, abbiamo fatto il possibile, abbiamo tenuto il campo in maniera ottima, penso per un'ora, poco più. Poi giustamente un'invenzione di Miccoli è cambiato. Diciamo che in quell'occasione potevamo fare qualcosina in più anche noi, però pazienza, voltiamo pagina, già da martedì iniziamo a lavorare su quelle cose positive che ci sono state già quest'oggi. Allora, vediamola queste cose positive. Tu un mese che sei qua, hai visto come il Cosenza aveva affrontato le altre partite, quando aveva subito il gol, che tipo di mentalità c'era. Oggi mi sembra che, io ho detto in radio cronaca, questa è stata una squadra, cioè la volontà, la voglia di fare risultato. Poi il risultato non è venuto, a prescindere, però forse va bene così. Sì, giocare tutte le partite restanti con questa voglia, con questa grinta, con questa cattiveria, è dura che le squadre, le altre squadre possano avere la meglio su di noi. Giocare così, prima o poi la ruota deve girare anche per noi e già da sabato, mettendo questa grinta e questa voglia in campo, possiamo fare davvero bene. Cosa hai pensato quando Ravaglia è andato sul pallone sulla 3/4? Ho pensato che ce la potevamo fare, però
purtroppo il risultato finale è stato di 1-0 per il Lecce, pazienza, l'ultima pagina già da martedì. Ok, grazie a Caccetti.